Graziella Parente è stata la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri sulla strada regionale 630 Cassino Formia nel comune di San Giorgio Liri in provincia di Frosinone. Nel momento del sinistro era in compagnia di suo marito Francesco, trentenne, anch'egli originario di Ausonia. Francesco lotta attualmente tra la vita e la morte in ospedale. La coppia si era sposata lo scorso luglio ed era appena tornata dal viaggio di nozze. L'incidente stradale che ha portato alla tragedia si è verificato intorno all'ora di pranzo di ieri nel territorio Ciociaro, coinvolti uno scooter a bordo del quale viaggiava la coppia e un'auto Fiat 500. Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri locali, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dopo la collisione, i due sposi sono stati sbalzati a terra. Graziella è purtroppo deceduta sul colpo, mentre suo marito è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. La notizia della tragica scomparsa di Graziella si è diffusa rapidamente nei piccoli centri del Frusinate. La comunità locale si è unita nel condividere il dolore delle famiglie dei due sposi, tra di essi il sindaco di Coreno Ausonio, Simone Costanzo.